Grazie dell'invito, grazie di essere qua, buongiorno a tutti. Allora, io poiché vorrei rimanere nell'ambito che mi compete, io sono direttore di ISPRA fondamentalmente, questa è la mia funzione, per quanto il sistema mi abbia dato anche questo ruolo formale di coordinamento di questi famosi TIC, tavoli istruttori di consiglio, che come sapete sono nella fase di definizione formale finale, nel senso che i TIC sono stati costituiti, si stanno costituendo i gruppi di lavoro che di fatto ingloberanno buona parte dei risultati e delle indicazioni per poter partire dei lavori che oggi discuterete, quindi tutti i lavori che voi avete fatto, quelli completati e quelli in via di completamento, confluiranno all'interno di questa nuova organizzazione che ci si è dati per l'applicazione della norma della 132. Il Consiglio dei direttori a suo tempo ha deciso di costituire questi TIC, questi tavoli istruttori in consiglio, che saranno coadiuvati da altri tipi di, come posso dire, oggi si chiamano referenti, forse cambieranno nome, ma la sostanza più o meno non cambierà, su alcune tematiche che invece vedono questi referenti che sono all'interno, io li chiamo ancora così, ma sentirete dei nomi diversi, ma non spaventatevi, sono quelle reti operative, diciamo, che sono già esistenti, che anche queste continueranno a lavorare e a far parte del sistema. Quindi voglio dire, la giornata di oggi è, come ho letto, poi ho letto gli interventi, i titoli degli interventi, è molto importante perché in realtà è un, mi sembra di capire, una giornata di consuntivazione di tutta un'attività svolta di grandissimo interesse, ma che ovviamente deve essere la base, come un po' si è detto, per ripartire, per vedere poi tutta questa roba come renderla la più produttiva possibile nel proseguo del nostro lavoro. Nella costruzione, dicevo, di questo sistema, che non è una costruzione semplice e banale, perché vi ammorbo 5 minuti con alcune considerazioni di carattere generale, ma che inevitabilmente poi influiscono sul vostro lavoro, sul mio lavoro e sul nostro lavoro. Nel senso che non vi sfugge che la costituzione del sistema, non avendo una sua entità giuridica, è molto basato allo stato attuale, se non ci saranno disposizioni legislative diverse nel futuro, è molto basato su questa interrelazione sistematica e a rete che esiste tra le regioni, il ministero, il governo, diciamo, l'agenzia e ISPRA, che di fatto e per legge ne coordina l'attività di tutto il sistema. Questo senza togliere niente alle peculiarità, alle specializzazioni che sono all'interno delle agenzie, che conosco molto bene, che sono di altissima qualità. Quindi il compito che abbiamo è cercare di mettere a regime un sistema a cui la legge dà dei compiti molto precise, in una situazione di governance che è molto democratica, diciamo così, perché non è basata su dei presupposti gerarchici molto forti. Di conseguenza non vi sfugge che questi sistemi hanno qualche possibilità di funzionare se ognuno ci mette un po' del suo e se si crede in questo progetto. Caso contrario, il fallimento è di là dell'angolo, perché nel momento in cui il sistema non riesce a fare appunto sinergia, ma diventa, come potrebbe capitare in alcuni casi, addirittura contrapposizione, voi capite bene che il rischio che ci si blocchi è molto molto alto. Nonostante questo, nonostante questo warning, devo dire che i segnali sono abbastanza positivi, perché si sta lavorando alla definizione dei livelli essenziali per la tutela ambientale, abbiamo definito una novantina di prestazioni col catalogo di prestazioni che sono, sono state mandate al Ministero, stiamo lavorando per aiutare il Ministero a emanare i famosi decreti attuativi, che di questa legge sono tantissimi,
Per cui, insomma, tante cose sono state raggiunte, altre cose partiranno, ripeto, i gruppi di lavoro verranno definiti le call nel giro di pochissimo tempo, perché ormai, insomma, siamo arrivati a una definizione concreta. Il tema del mare, la dico così in senso generale, è un tema che a noi sta molto a cuore da tutti i punti di vista, sia dal punto di vista dell'attività di ricerca, che è un'attività continua in cui voi siete fortemente coinvolti, si parla anche di acque di transizione, quindi mare e acque di transizione, dicevo, sia per quello che riguarda l'attività istituzionale che siamo obbligati a fare e ad eseguire. Quindi come è noto, non siamo l'unica entità che si occupa di mare in questo paese, ci sono altre strutture con cui di ricerca ci lavorano e che spesso lavorano insieme a noi per poter produrre dei lavori di qualità. Stiamo cercando anche con questi altri istituti di avere un rapporto sempre di più produttivo e come posso dire collaborativo, perché soprattutto per la parte che riguarda la ricerca, insomma, non è che ci si deve fra enti di ricerca, come posso dire, non abbiamo battaglie da fare, non interessa, noi dobbiamo licenziare un prodotto alla fine che sia un prodotto che fa bene per il paese, poi che ci sia una volta che uno dà un contributo 30, un altro 40, un altro 50, è un tema che ce lo dobbiamo gestire, ma che io credo debba essere assolutamente secondario rispetto a quello che è l'obiettivo finale. Abbiamo recentemente, anche come ISPRA, ma anche qui per cercare di, come abbiamo fatto in altri settori, ma ce l'avevamo già, un accordo quadro con le capitanerie di porto, che poi possa essere anche sfruttato poi dalle varie agenzie che in gran parte hanno, in diverse regioni esistono già questi accordi per poter lavorare in sinergia con le capitanerie di porto, ovviamente su questi temi. Le tipologie di attività, di specializzazioni, le competenze che sono sul mare, non spetta a me dirlo, sono le più svariate, perché ripeto, si va da attività di controllo alle emergenze in mare, alle attività ordinarie, alle attività di ricerca, degli studi scientifici più particolari, cioè il mare è un elemento di grandissima complessità. Ognuno ha la sua specialità, la sua specializzazione, ed è giusto che queste questioni emergano nel contributo che vengono date, ma senza perdere mai di vista, scusate se dico questo, e lo sottolineo, quello che è l'obiettivo finale, che è un prodotto per forza complesso che deriva dal contributo di tutti. Io vi ringrazio di aver fatto questa iniziativa, perché così come altre iniziative che a volte possono riguardare più l'ente come quello di cui io sono direttore, tipo ISPRA, due giorni fa abbiamo fatto questa riunione sui LIFE, scambiandoci un po' le reciproche conoscenze, oggi anche queste attività che invece riguarda il sistema, e quindi sia all'interno ovviamente di ISPRA, dove ci sono le varie competenze, ma anche nel confronto con le agenzie che, ripeto, sono detentrici di know-how e di competenze assolutamente straordinarie, credo che serva sempre di più, ecco, a costruire appunto un sistema. Quindi, se da un lato, e questo finisco davvero, ci stiamo impegnando con degli stop and go e con tutte le difficoltà del caso, costruire questa architettura, diciamo, del sistema, con tutte le difficoltà che vi dicevo prima, dall'altro non c'è dubbio che se, diciamo, dalla parte tecnica questo confronto, le linee d'azione, le linee di attività, il contributo che viene dato è il più possibile integrato e parla la stessa lingua, è molto più facile poi costruirci sopra anche l'architettura, diciamo, di governance, per cui le due cose sono strettamente correlate. Altre cose non ho da dirvi, ripeto, nel ringraziare chi ha voluto queste due giornate, e ripeto, confido che da queste due giornate escano anche delle indicazioni, soprattutto per il proseguo dei nostri lavori, oltre ad evidenziare e valorizzare tutto il lavoro che avete fatto in questi anni. La chiudo qua, vi auguro buon lavoro e vi ringrazio di nuovo di essere qua. Grazie.
ringrazio e ringraziamo il direttore Bratti. Penso che insomma, il pensiero che ha espresso è quello che un po' ha animato il lavoro svolto fino adesso.